Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nel video che ho pubblicato la settimana scorsa abbiamo parlato dello staking di Ethereum e di tutte le informazioni che ci servono per iniziare appunto questa nuova avventura e di quanto si possa guadagnare. In questo video invece vedremo in pratica, mani sulla tastiera, tutto quello che ci serve per configurare il nostro PC per fare staking e cominciare concretamente a guadagnare gli interessi. Se l'argomento ti interessa e vuoi smanettare insieme a me, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come spiegavamo la volta scorsa, per fare staking di Ethereum non è necessario un computer particolarmente potente. In particolare, per smanettare in testnet, quindi sulla rete di prova, ci serve semplicemente un PC con CPU a 64 bit e almeno 4 GB di RAM. È però necessario un SSD, quindi un disco fisso meccanico tradizionale non va bene, e con capacità di almeno 50 GB. Per il resto non ci sono particolari altri requisiti appunto per fare staking in test net, mentre invece quando vorremmo passare alla main net è sicuramente necessario un computer un pochino più carrozzato. Nello specifico non ci sono grossi requisiti per quanto riguarda la CPU, mentre invece vorremmo avere almeno 8 GB di RAM con 16 GB vivamente raccomandati per non avere problemi sul lunghissimo periodo. Il problema principale, la differenza principale tra testnet e mainnet è che in mainnet ci servirà un SSD da 1 TB, proprio perché dovremo scaricare in locale tutta la blockchain di Ethereum. Ora prendiamo il nostro computer, formattiamolo e installiamoci sopra Ubuntu 20.04. Vi lascio il link al video qua sopra con tutte le istruzioni per svolgere questa operazione. In particolare Ubuntu 20.04 non è l'ultima versione disponibile, ma è una LTS, ovvero quella con supporto a lunga scadenza che appunto riceverà tutti gli aggiornamenti fino al 2025 e quindi va benissimo per un progettino come questo. Ora possiamo scegliere indipendentemente sia Ubuntu Desktop che Ubuntu Server. Per gli amici che magari non sono espertissimi di Linux, io raccomando di scegliere Ubuntu Desktop, proprio perché c'è l'interfaccia grafica ed è un pochino più amichevole da utilizzare, ci sono anche meno complessità e un passaggio un pochino delicato che dovremo svolgere in seguito. Se invece siete schilatissimi con Linux, vivete tutto il giorno sui server da linea di comando, potete scegliere proprio Ubuntu Server. Non appena terminata l'installazione di Ubuntu, la primissima cosa da fare è installare tutti gli aggiornamenti. Potete utilizzare la tecnica che preferite, io vi raccomando di utilizzare lo script zzupdate che vi linko qua sopra, che è semplicemente un piccolo script che ho realizzato che pacchettizza tutti i comandi e rende semplicissimo aggiornare il sistema appunto impartendo semplicemente zzupdate. Dopo aver concluso l'installazione e l'aggiornamento dobbiamo scegliere come accedere al nostro sistema di staking. Ora ragazzi, se stiamo facendo degli esperimenti, stiamo smanettando con la testnet, va benissimo anche utilizzare SSH dal nostro PC tradizionale. Se però volete la massima semplicità e oppure state utilizzando un sistema di produzione, quindi che state facendo sul serio, vi raccomando di collegare fisicamente tastiera, mouse e monitor al nostro computerino di staking e lavorare direttamente lì in locale. Questa è la modalità più sicura, più facile per svolgere tutte le operazioni e quella che vivamente vi raccomando. Se però volete utilizzare SSH a tutti i costi, vi rimando all'articolo che ho preparato su turbolab.it qua sopra con tutte le indicazioni e le accortezze per utilizzare SSH in massima sicurezza. Bene, a questo punto apriamo il nostro articolo turbolab.it 3050 e portiamoci al paragrafo qui appunto diventare root, perché dovremo cominciare a copia e incollare un po' di comandi. La primissima cosa da fare, quindi, io per semplicità entro in SSH sul mio PC di staking, è un PC sul quale ho installato Ubuntu Server. Ora la primissima cosa da fare è impartire il comando sudo -s seguito dalla nostra password per accedere e diventare root ed impartire i comandi con la massima semplicità. Ora ragazzi, questa cosa chiaramente è un rischio per la sicurezza, lo faremo solo durante la fase di configurazione iniziale e poi per tutte le altre operazioni successivamente andremo a utilizzare il nostro account. A questo punto scendiamo ancora un po' ed entriamo nel vivo dell'installazione dei nostri strumenti. La primissima cosa da fare quindi è copia e incollare questo comando che ci permette di agganciare il repository ufficiale di Ethereum all'interno del nostro sistema Ubuntu. In questo modo potremo poi successivamente installare con la massima facilità il componente che ci serve.
Non appena torniamo al prompt di comandi, possiamo finalmente copia e incollare quest'altro comando per aggiornare i repository ed andare effettivamente ad installare Go Ethereum, quindi l'implementazione in Go del protocollo Ethereum sul nostro PC. Ecco qua, l'installazione è terminata. A questo punto dobbiamo prepararci ad eseguire il client Go Ethereum sul nostro PC. Quindi per prima cosa andiamo ad aggiungere un utente che si chiama appunto GoEth, che è quello che eseguirà concretamente il nostro client. Andiamo a preparare e a creare la sua cartella nella quale conserveremo tutti i dati e infine diamo come proprietario della cartella appena creata proprio l'utente GoEth. Proseguiamo ancora sotto, vogliamo trasformare il client GoEthereum in un servizio di sistema proprio perché vogliamo mantenerlo sempre in esecuzione e gestirlo con la massima facilità. Quindi di nuovo copia incolliamo questo comando per andare ad aggiornare i repository e installare il programma curl in caso non fosse ancora installato. Perfetto, non appena torniamo alla linea di comando dobbiamo scegliere se scaricare il servizio per la testnet oppure per la mainnet. Noi per smanettare quindi utilizziamo questo comando che è quello appunto per la testnet, andiamo ad impartirlo e a questo punto verrà scaricato automaticamente la configurazione del servizio per GoEthereum che io ho già preparato. Se vogliamo ispezionarlo per vedere che effettivamente sia andato tutto a buon fine, lanciamo questo secondo comando ed ecco il contenuto del nostro servizio. In particolare la linea importante da tenere sott'occhio è questa, come vedete qui, e andiamo a utilizzare appunto il comando goeth che abbiamo appena installato, seguito dal parametro goerli, che è quello che dice appunto che andremo ad utilizzare la rete di test. Scendiamo ancora un po' e vediamo qua sotto, dobbiamo fare in modo che questo servizio venga lanciato automaticamente ogni volta che il sistema riparte. Quindi installiamo, copia incolliamo questo comando, ecco qua ci viene data conferma che appunto l'attivazione del servizio è riuscita e verrà lanciato automaticamente ad ogni accensione del PC. Ora ragazzi, a questo punto procediamo a riavviare il nostro computerino, impartiamo il comando reboot e ci aspettiamo che non appena viene terminato il riavvio potremo rientrare in SSH e trovarci appunto il client GoEthereum che abbiamo appena installato automaticamente avviato perché l'abbiamo configurato proprio come servizio in esecuzione automatica. Ecco qua, il riavvio è terminato, sto rientrando in SSH all'interno del mio PC, non dimentichiamoci di riacquisire i privilegi di root, quindi sudo-s per ritornare root immediatamente e quindi possiamo verificare che il servizio sia effettivamente in esecuzione. Quello che ci interessa è appunto questa riga che dice active e che appunto ci dice running in verde, tutto bene, siamo a posto, il servizio è partito, GoEthereum è in esecuzione. A questo punto premiamo Ctrl C per uscire da questo pannello di informazioni sul sistema e dovremo notare che la CPU, quindi il processore del nostro computer di staking, è già partito a bomba. Se impartiamo top vedremo che appunto è il client GoEthereum che sta lavorando a tutta manetta per appunto sincronizzare la blockchain e scaricarla in locale. Possiamo procedere immediatamente, non è necessario attendere, in caso volessimo dare un'occhiata tramite il comando qua journal ctl e tutta questa roba possiamo copia incollarlo per vedere a che punto è il nostro servizio. Vogliamo ora procedere e andare ad installare l'estensione MetaMask per il nostro browser web. È un'estensione che svolge un po' il ruolo di wallet e ci permette di interagire con la rete Ethereum. Quindi installiamo MetaMask per Chrome oppure per Firefox a seconda del nostro browser che stiamo utilizzando in questo momento e poi appunto lanciamo l'estensione MetaMask. Eccola qua. A questo punto, da questa bella schermata di MetaMask vogliamo andare qua sopra e andare a selezionare Goerli Test Network, perché è appunto la rete di test di Ethereum sulla quale stiamo smanettando in questo momento. Chiaramente se siamo in mainnet invece andremo a selezionare Ethereum mainnet per fare effettivamente sul serio. Comunque per i nostri scopi attuali selezioniamo Goerli Test Network e a questo punto dobbiamo cliccare qua sopra perché vogliamo ottenere l'indirizzo del nostro wallet. Proprio perché una volta ottenuta questa informazione vogliamo cliccare su questo link per accedere al canale Discord dal quale possiamo ricevere in regalo i 32 Ethereum che ci serviranno per fare la nostra configurazione sulla testnet. Quindi accettiamo questo invito, partecipiamo a questo canale
Discord e non appena appunto si è caricato, quello che vorremmo fare è richiedere a questo bot l'invio degli Ethereum. Per farlo, quello che dobbiamo fare è andare qui, copiare questo comando, quindi punto esclamativo Goerli Eth, incollarlo qui, fare uno spazio ed aggiungere poi il wallet del nostro, l'indirizzo del nostro wallet. Vediamo se riesco a riaprire MetaMask. Eccolo qua, sono in Goerli Test Network, clicco qua per ottenere il mio indirizzo. Non appena mando questo comando al bot, mi vengono inviati gli Ethereum di test che ci serviranno appunto per procedere con la nostra operazione. Nel frattempo possiamo comunque proseguire. Qua sotto, se per caso non vi funziona Discord, c'è un qualsiasi tipo di problema, vi ho lasciato altri modi per ottenere i 32 Ethereum di test. Possiamo proseguire, torniamo alla nostra linea di comando e andiamo ad impartire questo comando per installare l'ambiente Python e tutto quello che ci servirà per svolgere il prossimo passaggio. Eccoci qua, non appena tornati alla linea di comando, proseguiamo ottenendo appunto lo strumento per diventare validatori. Quindi copiamo questi comandi, torniamo alla nostra directory home e quindi cloniamo il repository che contiene lo strumento dalla linea di comando. A questo punto possiamo entrare dentro la cartella che abbiamo appena clonato, eccola qua, e andare poi a installare il nostro strumento per ottenere l'account di validazione. Bene, eccoci qua, appena ha terminato, proseguiamo ancora sotto e dobbiamo lanciare uno di questi due comandi. In particolare noi stiamo lavorando in testnet, quindi sceglieremo il primo per richiedere la creazione di un nuovo account di validatore per la testnet. Questo è il comando, non appena lo lanciamo appunto ci viene chiesto di scegliere la nostra lingua. Questo è per la creazione delle parole di seed, ovvero il segreto che ci servirà poi successivamente per recuperare e incassare gli interessi generati dal nostro validatore. Quindi io scrivo Italian per ottenere le parole in italiano. A questo punto vogliamo scegliere prima di tutto una password crittografica, una cosa qualsiasi. Però se state facendo sul serio, valutate di scegliere una password robusta e veramente lunga. Io incollo questa password, la incollo di nuovo per conferma e a questo punto mi vengono restituite queste parole che, ragazzi, devono essere gestite in modo assolutamente sicuro. Ovvero queste parole vanno segnate su magari un pezzo di carta e trattate con cura, proprio perché queste sono la chiave successivamente per accedere ai vostri guadagni e recuperare le vostre monete. Quindi ancora di nuovo, trattate queste parole in modo assolutamente sicuro. Non appena le avrete scritte dovete ripeterle, quindi io in questo momento per velocità vado a copia incollarle, perché dobbiamo ripeterle, perché il validatore, appunto lo strumento, vuole essere sicuro che le abbiamo trascritte correttamente. Non appena lo facciamo appare questo bello rinoceronte che è un po' la mascotte di Ethereum 2.0 e vengono, appunto la parte importante, vengono create delle chiavi crittografiche in questo percorso. Ora ragazzi, attenzione, questo percorso segniamocelo per bene, perché ci servirà successivamente in diverse operazioni. Ok, scegliamo ancora sotto qui nella nostra guida, abbiamo già svolto tutti questi passaggi, passiamo al passo successivo, ovvero vogliamo installare il client per la rete Ethereum 2.0. In particolare ce ne sono molti in circolazione, io ho scelto Nimbus, che è uno di quelli che ci promette la massima leggerezza e la massima efficienza. Per installarlo tutto quello che dobbiamo fare è innanzitutto andare a copia e incollare questo comando per installare i prerequisiti. Ecco qua, tornati alla linea di comando, entriamo nella nostra cartella appena clonata e impartiamo questo secondo comando, make beacon node. Eccolo qua. Questo quello che farà è lancerà la procedura automatica di compilazione di Nimbus. Infatti abbiamo appena scaricato i file sorgenti, devono essere trasformati in codice binario eseguibile per il nostro PC. Ora ragazzi, questa fase è veramente infinita come durata, vado avanti veloce. Non appena arrivati alla fine della compilazione, eccoci qui, copiamo quindi questo comando per trasferire il binario di Nimbus, quindi quello che abbiamo appena ottenuto, sotto alla cartella user local bin Nimbus e quindi poter utilizzare il comando Nimbus. Vediamo se funziona. Nimbus -- version ci dovrebbe restituire la versione di Nimbus, perfetto, eccola qua, questa è la versione di Nimbus che abbiamo appena installato. Proseguiamo ancora, quindi torniamo nella nostra home, cd home, eccolo qui,
e poi procediamo a rimuovere tutto il repository locale di Git che abbiamo appena scaricato. Questo ci semplificherà le cose ed eviterà di fare della confusione quando andremo poi ad aggiornare Nimbus successivamente. Bene, d'accordo, l'abbiamo preparato, il binario è pronto, creiamo un nuovo utente per Nimbus, quindi un utente che andrà poi ad eseguire effettivamente il nostro validatore. Quindi creiamo un utente, creiamo la sua cartella e infine diamo il privilegio di proprietario appunto all'utente Nimbus che abbiamo appena creato su questa specifica cartella. Scendiamo ancora sotto e per evitare problemi di permessi assegniamo questo specifico set di permessi alla cartella di Nimbus. Procediamo ancora. A questo punto dobbiamo importare l'account di validatore che abbiamo creato poco fa, quindi se ricordate quello con il tool da linea di comando eth2.0, dobbiamo importarlo all'interno di Nimbus. Il comando sostanzialmente è quello che vi mostro qua, quindi Nimbus deposit import la cartella di Nimbus e quindi dobbiamo inserire il percorso nel quale è stato generato l'account di Ethereum in precedenza. Quello che, se ricordavate, vi avevo suggerito di copiarvi così potete recuperarlo facilmente. Ok, quindi questo è il mio percorso, andiamo ad incollarlo qua sotto, eccolo qua. A questo punto il nostro Nimbus ci chiede di inserire la password, quindi quella che avevamo generato durante la fase di creazione appunto dell'account. Quindi io l'ho recuperata, la vado a copia e incollare qui sotto, eccolo qua, la password è stata importata correttamente e tutto funziona, quindi sostanzialmente Nimbus adesso ha accesso al nostro account da validatore. Scendiamo ancora sotto e sistemiamo i privilegi, i permessi sulla cartella, facciamo in modo che su tutta la cartella di Nimbus, appunto varlim Nimbus, dove salva i suoi file, sia appunto proprietà dell'utente Nimbus e gruppo Nimbus. Scendiamo ancora sotto, lanciamo questo altro comando perché dobbiamo di nuovo scaricare il file che ci permette di eseguire Nimbus come servizio di sistema, in modo del tutto simile a quello che abbiamo fatto prima con il client Go Ethereum. A questo punto di nuovo ci sono due file di configurazione del servizio, una per la testnet e una per la mainnet. In questo caso noi stiamo giocando e quindi andiamo a scaricarci il servizio configurato appunto per la nostra testnet. Per vedere quello che è stato scaricato impartiamo questo comando ed ecco qui, questo è il file di configurazione di Nimbus che abbiamo appena ottenuto. Procediamo ancora sotto e dobbiamo fare in modo che, come abbiamo fatto prima con il client Go Ethereum, anche Nimbus venga eseguito automaticamente ad ogni avvio del sistema. Quindi impartiamo questo comando, attiviamo l'esecuzione di Nimbus all'avvio del sistema e a questo punto, già come abbiamo fatto prima, riavviamo il sistema per essere sicuri che tutto sia andato a buon fine e che dopo ogni riavvio il nostro servizio Nimbus torni effettivamente operativo e funzionante. Eccoci, quindi il PC di staking ha finito il reboot, rientriamo in SSH come ho fatto in questo momento, non dimentichiamoci di riacquisire i privilegi di root e dopodiché verifichiamo che effettivamente il nostro Nimbus sia tornato in esecuzione. Quindi service Nimbus status, eccolo qua, quello che ci interessa come prima è verificare che effettivamente ci sia questa dicitura active running di Nimbus. Battiamo quindi Q sulla tastiera per uscire di nuovo, voi non lo sentite ma il mio computer di staking ha la CPU partita al 100% perché anche Nimbus in questo momento si sta allineando con la rete Ethereum 2.0. Se siamo interessati, qui abbiamo appunto il comando top per vedere che appunto Nimbus è al 100%, vedere lo stato di avanzamento del servizio, però in linea di massima possiamo procedere anche, possiamo procedere con la nostra configurazione. Ora, in questo momento, vista l'importanza di questo servizio, dobbiamo sicuramente blindare l'accesso al servizio tramite il firewall di Ubuntu. Quindi, primissimo passaggio per farlo, impartiamo appunto questo comando ufv allow 22 tcp, questo farà sì che se abbiamo accesso SSH al servizio non ci andiamo a chiudere fuori, quindi questa è sempre la primissima cosa da fare. Successivamente vogliamo aprire tutte le altre porte utilizzate da Go Ethereum e da Nimbus stesso sul nostro firewall. Il comando da impartire è questo, come vedete termina con UFW enable e questo farà sì che ci compaia appunto la richiesta di attivare il firewall. Battiamo Y e a questo punto il nostro firewall è attivo e funzionante.
Impartendo ora questo comando UFW status, possiamo effettivamente vedere lo stato del firewall, che dovrà essere simile a questo. Quindi abbiamo accesso alla porta 22 TCP, che è quella dell'SSH, e tutte le altre porte utilizzate da Nimbus e da Go Ethereum sono correttamente aperte. A questo punto dobbiamo fare la stessa operazione sul router, ovvero dobbiamo fare in modo che le porte di Go Ethereum e di Nimbus siano aperte sul router e vengano inoltrate, quindi svolgere l'operazione nota come port forwarding dal router verso il nostro PC di staking. Chiaramente questa operazione varia a seconda del router che avete a disposizione. Dovremo comunque entrare nel pannellino del router e creare una regola appunto di port forwarding per queste porte che vi ho indicato qua sopra. A questo punto, se tutto è andato a buon fine, testiamo il servizio anche con il nostro solito shield sap per vedere che effettivamente le porte vengano reindirizzate. Ok, ora dobbiamo accedere tramite un PC dotato di browser web al file che contiene le nostre informazioni relative all'account di validatore sulla rete 2 Ethereum 2.0. Per farlo, sì, avete utilizzato Ubuntu Desktop, non ci sono grosse criticità, mentre invece se avete appunto utilizzato Ubuntu Server bisogna fare un lavoretto in più. Quindi per primissima cosa andiamo a copiare, quindi andiamo a impartire questo comando nel nostro PC di staking. Quindi in questo caso andiamo a copiare tutti i file che si chiamano deposit data, che contengono appunto le informazioni relative all'account, all'interno della home dell'utente corrente. Quindi io ad esempio, il mio utente si chiama homezane, se adesso facciamo ls-la dovremmo vedere, eccolo qua, il nostro deposit data e un timestamp.json qui all'interno di questa cartella. Ora, se abbiamo, come dicevo prima, se stiamo utilizzando Ubuntu Desktop possiamo semplicemente leggere questo file, mentre invece se stiamo utilizzando Ubuntu Server dobbiamo trasferirlo su un PC dotato di un browser web completo standard normale, appunto perché dovremo caricarlo su un sito specifico. Se state utilizzando l'accesso tramite tastiera, mouse e schermo al vostro PC di staking, potete magari utilizzare una chiavetta per trasferire il file. In questo caso io però ho l'accesso SSH e quindi possiamo utilizzare appunto un client come può essere ad esempio l'ottimo FileZilla, eccolo qua. Quindi andiamo ad inserire l'indirizzo IP qui del nostro PC di staking in questo campo, il nostro username che utilizziamo per fare login in SSH, la password dell'utente e scriviamo 22 proprio perché vogliamo fare SFTP, quindi accedere in SSH. Clicchiamo qui connect come ho fatto in questo momento, confermiamo la volontà di accettare le chiavi del server remoto e a questo punto abbiamo appunto la possibilità di vedere e di copiarci il nostro file deposit data che abbiamo appena copiato. Io me lo vado a scaricare sul mio desktop del computer locale e in questo modo sarà facilissimo andarlo a recuperare al passo successivo. Lo scopo del gioco appunto è ottenere questo file deposit data sul nostro PC dotato di browser web. Fatta tutta questa operazione possiamo scendere ancora qua sotto perché dobbiamo appunto caricare tramite browser web questo file su un sito di Ethereum. In particolare se stiamo utilizzando la testnet seguiremo questo primo collegamento, mentre invece se siamo in mainnet seguiremo il secondo. Clicchiamo ora appunto su questo primo collegamento perché dovremmo svolgere questa procedura. Eccoci qua, quindi questo è il sito Launchpad, ci permette appunto di attivare il nostro validatore. Quindi clicchiamo qua a Get Started, seguiamo tutta questa procedura, ci sono un paio di informazioni da leggere, in particolare ci viene ricordato tutto quello che dicevamo prima, quindi tutte le monete che vengono inviate non saranno immediatamente recuperabili, non è possibile accedere, non è possibile fare un sacco di cose. Per il momento tutto quello che abbiamo detto in precedenza. Selezioniamo quindi il nostro client, in questo caso è Go Ethereum, non l'abbiamo già configurato. Il nostro invece client per la rete Ethereum 2.0 è Nimbus, quindi possiamo continuare. A questo punto qui diciamo che vogliamo richiedere l'attivazione di un validatore. Scendiamo ancora sotto, eccoci qua, abbiamo già svolto anche tutta questa procedura, confermiamo e continuiamo. Oh bene, a questo punto dobbiamo arrivare a questa parte che è effettivamente quella che ci interessa, nella quale lavorare. Clicchiamo quindi su questo grande pulsante, torniamo al desktop e selezioniamo il file deposit data, quello che abbiamo scaricato poco fa tramite FileZilla. Confermiamo tutto quanto, ecco qua, spunta verde e possiamo continuare.
Eccoci, a questo punto avviene il momento un po' più critico, ovvero dobbiamo inviare le monete verso il nostro smart contract. Per questa specifica operazione noi abbiamo delle monete di test, quindi quelle che abbiamo ricevuto, vediamo se sono già arrivate tramite MetaMask, eccola qua. Noi abbiamo scelto appunto di ricevere delle monete in regalo sulla rete Gerli, quindi quella di testnet, quindi abbiamo a disposizione un po' di monete che dobbiamo appunto caricare nello smart contract. Chiaramente se stessimo effettuando questa operazione in mainnet dovremmo svolgere la stessa cosa, selezionando però chiaramente la mainnet di Ethereum. In questo caso io purtroppo non ho Ethereum caricati e invece devo lavorare appunto in testnet, dove ho 34 Ethereum caricati, che in questo momento si farebbe sicuramente una bella vacanza. Quindi a questo punto vogliamo cliccare qui sul nostro wallet MetaMask, eccolo qui, si apre questa interfaccia nella quale ci chiede appunto di connettere il nostro account che abbiamo selezionato, quindi quello di testnet in questo caso, con l'applicazione Launchpad di Ethereum. Confermiamo la volontà di procedere, confermiamo la volontà di concedere appunto il privilegio di visualizzazione al sito di Launchpad e possiamo proseguire. Eccolo qua, ci viene detto appunto indicato che in questo momento stiamo lavorando sulla testnet, che in questo momento il nostro bilancio è più o meno di 35 Ethereum del Monopoly, quindi quelli finti. Possiamo ora proseguire, diciamo che vogliamo appunto attivare un validatore. Dovremo depositare 32 monete, spuntiamo tutte le informazioni, accettiamo tutte le condizioni. Ricordate di leggere bene queste cose, anche se sono sostanzialmente quelle che ci siamo detti nel nostro video precedente, e continuiamo con il deposito. A questo punto è tutto pronto, pulsante arcobaleno per iniziare tutte le transazioni e infine confermiamo all'interno di MetaMask la volontà di proseguire. Ora non c'è molto altro da fare qui nel sito di Launchpad, perché sostanzialmente abbiamo depositato le nostre monete nello smart contract. Eccola qua, è già arrivata la conferma. Quindi sostanzialmente nello smart contract sono state depositate 32 monete associandole al nostro account di validatore, quindi quello che abbiamo generato prima. Possiamo ora tornare qui al nostro articolo, qui di nuovo è dettagliata tutta la procedura che abbiamo appena svolto, e possiamo passare a verificare lo stato di attivazione del nostro account. Quindi di nuovo ci sono due link diversi per la testnet e per la mainnet. Io clicco appunto su questo qua della testnet, mi si apre questa pagina dove vogliamo andare a recuperare il nostro indirizzo da MetaMask. Quindi di nuovo apriamo MetaMask, eccolo qua. Selezioniamo di nuovo la rete Gerli, eccola qui, come vediamo è sceso il bilancio proprio perché abbiamo inviato poco fa tutte le monete allo smart contract. A questo punto copiamo l'indirizzo del nostro wallet, eccolo qua, torniamo su questo sito e incolliamolo qua sopra in alto. Dico invio, eccolo qui. In particolare a me interessa cliccare qui sulla dicitura validator key, chiaramente questa è la più recente, fatta 2 minuti fa, e vedremo che il nostro validatore è attualmente in stato deposit. Significa che sostanzialmente abbiamo fatto tutto correttamente, però la rete Ethereum non ha ancora elaborato e non ha ancora attivato la nostra validazione. Io l'ho già fatto con un altro account, vi faccio vedere cosa succede. Quindi, come abbiamo già visto, innanzitutto stato deposit. A questo punto bisogna attendere la validazione del validatore, quindi quando passeremo ad esempio alla parte successiva, alla fase successiva, ci serviranno almeno 12 ore e addirittura nel mio caso precedente addirittura 3 giorni, quindi bisognerà avere un po' di pazienza, vedremo che effettivamente il validatore è stato attivato a tutti gli effetti e potremo iniziare a fare staking. Quindi sostanzialmente se siete arrivati a questo punto, complimenti, non c'è nient'altro da fare, dobbiamo solamente attendere. Se volete vedere che cosa succede, io vi raccomando di mettere tra i preferiti questa pagina del sito che abbiamo appena aperto, perché vi permetterà di accedere ad una pagina simile a questa. Questo è il mio validatore, questo che stiamo caricando adesso è il mio validatore su testnet, se volete dare un'occhiata per vedere come stanno andando le cose. In particolare vedete che se fosse stato un validatore reale e non di testnet, nell'ultimo giorno io avrei guadagnato più o meno 0.0027 ETH, e chiaramente ci sono tutte le statistiche anche sulle ultime giornate per settimana e mese.
In particolare qui potete vedere come sta andando il bilancio, quindi le monete che sono presenti nel nostro validatore. Come vedete, io inizialmente avevo avuto qualche problema di connessione ad internet, quindi ero stato multato apposta perché non ero online, avevo perso qualche microcentesimo di Ethereum, però poi la situazione si è risolta e ho ricominciato a guadagnare, e attualmente questo validatore di test sarebbe comunque in attivo di più o meno un centesimo di Ethereum, quindi comunque sarei in positivo. Per il resto, ancora alcune indicazioni di massima. Mi raccomando, è molto importante mantenere aggiornato il sistema, quindi in particolare con il comando ZZ update, se l'avete installato potete aggiornare tutti i pacchetti, mentre per aggiornare Ethereum, per aggiornare il nodo Nimbus, dovrete semplicemente risvolgere la procedura che abbiamo visto prima, quindi clonazione, compilazione e spostamento dell'eseguibile, riavvio del PC e tutto dovrebbe essere nuovamente aggiornato. Bene, da ZanDiTurboLab.it è tutto. Se sei riuscito a seguirmi fino qui, davvero di nuovo complimenti. È un'operazione, come hai visto, abbastanza articolata, però se l'hai fatta sulla mainnet probabilmente starai guadagnando qualche interesse sicuramente interessante. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Linux, Ethereum, Bitcoin, criptovalute, mondo internet in generale, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video. Ciao!